Allora, io intanto, prima di cominciare, voglio ringraziare tutti perché questa sessione programmatica è stato un appuntamento che rappresenta il punto d'inizio per i lavori che faremo il prossimo anno, e questo era il proposito e credo che questo sia anche il risultato. I documenti e comunque i lavori che abbiamo fatto in questi giorni, indipendentemente da quello che abbiamo scritto, saranno il punto di partenza dei lavori del CNCU per le tematiche che abbiamo affrontato. Non solo, saranno anche il punto di partenza per avviare un rapporto, io mi auguro duraturo, con gli stakeholder che sono stati invitati, e devo essere sincero, ho trovato anche molto entusiasmo intorno a questi temi e molta voglia di partecipare. Evidentemente non sono soltanto dei temi caldi, ma c'è anche voglia di essere concreti nell'affrontare queste tematiche. Noi naturalmente, dovendo trattare la funzione pedagogica del consumo, intanto abbiamo dovuto fare sintesi di tutta una serie di cose che riguardavano anche la sicurezza alimentare e l'educazione al consumo, però siamo partiti da un presupposto che prima di tutto dobbiamo introdurre il consumo nelle scuole come materia, come percorso educativo. All'interno di questo percorso educativo poi ci sta la sicurezza alimentare, ci sta l'educazione alimentare, ci sta l'educazione finanziaria, ci stanno tante componenti che comunque fanno parte del cittadino, delle competenze del cittadino in quanto tale, che naturalmente il cittadino del futuro sarà chiamato poi, si spera, a cambiare questo modello di sviluppo che, come sappiamo tutti, non è più sostenibile, però andiamo come i lemming verso il baratro senza intervenire in maniera seria, o quantomeno senza avere una responsabilità comune verso quello che è il futuro, e quindi condividere un percorso per poterlo cambiare. Io molto semplicemente lo vorrei leggere, anche perché ci siamo concentrati su definire il percorso proprio in maniera molto pragmatica che dovremo intraprendere da domani, e quindi dalla prossima riunione del comitato del Consiglio nazionale, scusate, mi viene comitato perché noi alle regioni abbiamo il comitato. Naturalmente questi impegni che abbiamo declinato qui non valgono soltanto a livello nazionale, ma come mi ricordava Furio Tuzzi, valgono anche per le regioni, quindi non ci dobbiamo solo attivare come CNCU per poterli portare avanti, ma anche direttamente come regioni, e soprattutto cercando di coinvolgere anche le regioni che non sono presenti. Premesso che la scuola è l'agenzia formativa per l'eccellenza nel nostro paese, a cui deve essere riconosciuta la competenza primaria sull'educazione delle giovani generazioni, anche in relazione ai temi della cittadinanza, quali il consumo, la sicurezza, l'economia e l'ambiente, solo attraverso il sistema scolastico è possibile creare una massa critica di individui in grado di sostenere il cambiamento per la costruzione di un sistema economico e sociale più sostenibile. Le organizzazioni esterne al sistema scolastico, a partire dalle associazioni di consumatori, sono di grande supporto in questo ruolo pedagogico, fornendo contributi e esperienze che possono contribuire al successo formativo. Ritenuto che il consumo debba considerarsi centrale nella vita delle persone e dunque debba diventare protagonista anche nel curriculum scolastico, ritenuto altresì che debba essere diffuso un approccio educativo che vede il bambino responsabile della propria crescita, in cui la scuola viene considerata come un ecosistema nel quale il singolo soggetto è parte della complessità da cui trae esperienze educative e a cui apporta il proprio contributo attraverso la condivisione dei valori della comunità e rispetto degli altri e dei beni comuni. L'altra pagina, basta cliccare. Dal confronto fra le associazioni di consumatori, le regioni e i portatori di interesse che hanno partecipato alla sessione programmatica si è condiviso di avviare un percorso con gli organismi competenti a partire dal MIUR, Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura, per introdurre il consumo nei curricula scolastici. A tale proposito si impegna il CNCU ad aprire un tavolo di confronto. Ripeto, questo anche nelle regioni si possono assumere gli stessi impegni con gli uffici scolastici regionali. Costituire presso il CNCU una rete con tutte le organizzazioni interessate all'educazione e al consumo in sinergia con l'università, allo scopo di condividere esperienze, programmi e percorsi formativi per insegnanti, oltre che creare una banca dati comune sulla documentazione prodotta. E poi infine sperimentare, perché poi bisogna partire da subito per capire se i percorsi educativi in qualche modo possono essere efficaci, sperimentare fin dal prossimo anno scolastico nelle scuole che saranno disponibili percorsi educativi sul consumo, in cui la scuola stessa funga da regia e gli insegnanti assumano un ruolo centrale,
con il supporto documentario di esperienze informativo che nel frattempo sarà organizzato dalla rete costituita presso il CNCV. Io penso sia abbastanza chiaro, noi abbiamo cercato di stabilire tre punti su cui partire. Uno naturalmente più di carattere politico con gli altri ministeri, due punti invece di carattere operativo, uno per cercare di mettere assieme tutte le esperienze e quindi creare un modello sistemico di supporto alla scuola, e il terzo naturalmente fare in modo che la scuola sia protagonista, che gli interventi che noi portiamo nella scuola non siano interventi spot o comunque che siano, qualcuno ha detto, anche come degli interventi alieni all'interno di un sistema che in qualche modo li accoglie però non li metabolizza, cioè che siano parte veramente una attività di supporto per dei percorsi che comunque devono partire dalla scuola. Questo documento verrà approvato, mi auguro, comunque verrà portato a discussione nel prossimo CNCU, e ringrazio tutti della collaborazione che veramente è stata fattiva. È stato tutto sommato anche semplice fare sintesi, perché ci siamo trovati d'accordo su alcuni punti fondamentali che, ripeto, si parte dall'educazione al consumo per poi sviluppare tutte quelle altre forme di educazione che nel consumo fanno parte, che siano l'educazione alla sicurezza alimentare, l'educazione alla cittadinanza, educazione anche naturalmente all'alimentazione.